Guys, eccoci tornati in un nuovo video. Quest'oggi proveremo la open beta di Call of Duty Modern Warfare. Quest'oggi ve la porto in facecam perché mi sentivo particolarmente generoso, quindi ho detto ve la porto così. E ragazzuoli, vi dico già che non ho giocato, faccio una partita in fase di battle livello 2. Il gioco mi sembra di per sé molto bello, speriamo che riesca di riuscire a portarvi qualche cosa di decente. Ecco, sto giocando anche con in squadra con mio cugino, che è quel puntino verde, che lui gioca dalla Play, che ha giocato già a livello 20, infatti, perché appunto c'era la... su PlayStation c'era la... hanno avuto la precedenza, ecco. Mettiamola così. Cazzo. Aspetta che è lì. È morto? È morto, morto. Meno male che mi ha salvato l'alleato. Oh, cazzo. No. Chi si muove? Beccati sta granata. Che cazzo però, dai, minchia. Cioè, vediamo lui che sta facendo. Ok, già una kill, infatti io sono ancora a zero e sono già morto. Allora, fuoco a raffica, questo è il... tipo il Famas dovrebbe... vabbè, ma manco il tempo di spawnare. Cioè, raga, manco il tempo di spawnare che ce li ho davanti. Questo è un deathmatch. Sì, dimmi che sei ancora lì, mi incazzo. Ok, abbastanza decente come arma. Già, se riprendi in pieno con tutti e tre i colpi, basta solo una raffica sola. Basta una raffica sola, ecco. A quanto pare mio cugino è già morto, eccolo lì. Eccolo lì. Vi dico, io ho attivato ovviamente la, l'opzione del crossplay, quindi sto giocando anche con quelli del PC e quelli della Play 4. Quelli della, del PC sono quelli che mi terrorizzano di più. Secondo me, oh, cacchierola. Meno male che mio cugino è abbastanza drogato come me su COD. Aspetta che mo esce da qui, eccolo lì. Olè. L'ho ammazzato, in più l'ho vendicato, raga. Cazzo. Vedi, granatina. Olè, madonna mia, raga. Madonna, raga. Cioè, è veramente bellissimo. E la madò. No, la voglio vedere questa, la voglio vedere. Cos'è? Vediamo. Ha un cecco. Non ce l'ho il cecco, perché è sono all'inizio, no? Quindi non ho neanche sbloccato le classi. Però, vabbè, dai. Non sembra male il gioco, vedi per sé. Cioè, già arrivare al livello... arrivare al livello 20. Vabbè, dai, ho capito. Vai, beccati questa granata. La cassa di munizioni. Eccoli, maledetto. Cazzo, ma... no, l'ho ammazzato però. L'ho ammazzato. L'ho ammazzato però... no, ho sbagliato, scusate. Dai, cazzo. Ho sbagliato. Dai, non sta andando male, sono terzo. Prendiamoci la cassa di munizioni. C'era come prima cosa... tipo... un UAV, se non sbaglio. No, un UAV, scusatemi. C'era una cosa che non ricordo. Qua c'è la scivolata. E il gioco è molto... c'è sta cosa di aprire adesso anche le porte, vabbè. Cazzo. Ok, occhio che sicuramente ce l'ho dietro. Sicuramente ce l'ho dietro. Vabbè, non lo sapevo, pensavo si scendesse tranquillamente. Vabbè, raga, prime partite, non vi aspettate chissà che. L'ho provato una volta solo da mio cugino e dico, non è andata male. Vabbè, che erano ancora... all'epoca c'era ancora solo PlayStation. Cazzo. Sì, vabbè, ma questi sono dei... comunque hanno detto moltissimo che queste mappe, questo gioco favorisce molto i camper. Ed è una cosa che mi fa abbastanza incazzare. Mi dà fastidio molto. Veramente molti camper mi danno sui nervi. Via, granatina lì, tattica. Ecco, secondo me c'è uno qua dentro. Via, granata anche qui. L'ha ammazzato. Non so se l'ha ammazzato. Ok. Te l'ho ammazzato io, QG. Dove stanno? Sono tutti giù ed è in fondo, forse. Io mi ricarico, giusto per... eccoli uno. No, l'ho missato. Oh, occhio che c'è uno dietro. Dietro. Ragazzi, si campera un po'. Olè. Double, seconda kill, perfetto. Speriamo di fare una buona partita. Dai, almeno vorrei finire in positivo di uno. Occhio qua, che adesso sono fottuto perché sono da solo. Chiuderei un attimo la porta, anche se... non è che mi serva granché. Allora, c'è uno qui. Poi ci sono... c'è la minimap. E la mini... no, vabbè, raga, ce l'ho dovuto sparare una raffica di 300 colpi. Poi la madò, vabbè, grazie. Ma ragazzi, la minimappa, non so se... perché su... quando abbiamo giocato... ecco, l'ho visto. Quando abbiamo giocato al... su PlayStation, no? La minimappa non era disponibile sempre. Non so se adesso l'abbiamo modificata sta cosa per venire incontro ai giocatori. Cazzo.
Va bene. Ok, grado 3 è arrivato. Perfetto. Ok, chiamo il missile. Il missile cruise, ragazzi. Dai, siamo già a 5. Ok, se riuscissi a beccare tipo quelli, quello lì, sarebbe perfetto. Perché se non sbaglio, questi qua sono... questi qua non si possono beccare. Ok, perfetto, peccato. Prendiamoci la cassa. Ci siamo belli carichi. Ok, dai, ne mancherebbero tipo forse uno o due all'elicottero. Se non sbaglio è a 8 qua l'elicottero, non a 7. Cazzo, maledetto. Vabbè, dai, sto andando in positivo, dai. Mio cugino sta andando in una, di una negatività pazzesca. Beh, cercherò di farmi almeno due partite, ragazzi, e poi magari farò un video in cui vi spiegherò, almeno dopo aver giocato un po', ovviamente, quale è la classe che al momento sto utilizzando di più, che utilizzo di più. Bella madonna, vabbè, questo l'ho demolito. E quale cazzo sto utilizzando di più e quale appunto è la mia arma preferita. Per il momento il FAMAS non sta dimostrando male. Ecco, adesso questa partita la dedico completamente... no, il FAMAS FR5.56, dedico questa partita. Dopodiché ne faremo un'altra in cui utilizzeremo una... ecco, questa hanno chiamato l'elicottero già. Se non sbaglio qui l'elicottero... ecco, beh, io ci ho provato. L'elicottero qui, ragazzi, lo comandiamo noi come quella tipo da 9 o da 10. Ecco, beh, che è 8 kill, quindi alla fine è giusto. Cerchiamo di fare una bella partita. Prova, ragazzi, che sapete cosa? Non so dove sto malato, dove era camperato. Guarda che malato. Quello che vorrei sapere da voi, ragazzi, se è possibile fare un party di gruppo, il gruppo, no? Per parlare su tra PlayStation e Xbox. Se lo sapete, chiunque lo sappia, me lo faccia sapere, che mi piacerebbe, ecco. Sì, vabbè, ma questa è una cosa assurda, dai. Sono finito terzo. Però vedete, non ho capito perché, nonostante io abbia cambiato nome e poi non abbiamo avuto questo nome su Xbox né su PlayStation, mi dà Vegeta HD. Non lo capisco sinceramente, vi dico la verità. Che cazzo fai? Ah, fa così, corre con l'arma così, bella. Sì, bro, non... ok, qua fuori. Occhio qui. Olè, mamma mia. Mamma mia, raga. Mamma mia. Che kill, occhio qui. Stare attento. Che... oh, è qui. Oh, sta venendo da lì. Ecco, bravo, il mio alleato intanto fa da esca. Occhio là, eccolo lì. No. Non è un nemico. Morto, ok, c'è un altro lì. Sta salendo, forse, vediamo. Eccoli. Vabbè, raga, io ci ho provato, però sono bestiali questi, io. L'arma che fino ad ora ho visto, che ho potuto constatare che molti stanno usando e che personalizzano molto, è l'M4. È veramente è devastante in questo gioco. Vabbè, ucciso così, ma vabbè, dai, non è andata male. Allora, 14-12, positivo di 2, quindi, ragazzi, a noi ci va bene. Meglio di niente, come seconda partita, dai. Adesso, ragazzi, proviamo l'AUG. Vediamo, mamma mia, comunque questo... vedete, al posto di fare il caricamento così, fa queste piccole scenette di intermezzo che, secondo me, non sono male. Comunque, adesso proviamo l'AUG, ragazzi. Non sembra malaccio. Ok, 25 colpi, diciamo, si poteva fare di più, ecco. Ma quanti stiamo? 3 contro 6? Vabbè. Ok, mio cugino penso fosse quello che avesse ucciso. Niente, ok. Ecco lì uno. Cazzo. Cacchio. Dove stai? Guarda come sta facendo, guarda. Vorrei provare a farla, ma la vedo difficile. Ok, dai che sei morto te. Ok, non... non mi dispiace, il problema è che c'ha pochi colpi, ecco. Per me poi che sono una pippa a sparare. Però devo dire che a sua discolpa c'ha una mira. E c'ha una potenza devastante, una bella mira. E quella praticamente stanno camperando lì. Se la stanno camperando alla grande. Ecco, sicuramente sarà là sotto. Qua tra i container sinceramente non ci esco perché sarei un bel bersaglio. Eccolo lì, infatti lo sta già segnalando. Io sto controllando anche da lì. Ecco, cazzo. Occhio, perfetto. C'ho 13 colpi, cavolo. Oh, mamma mia, raga. Ma che cavolo sto? Vabbè, raga. 13 colpi ho ammazzati tutti e due. Mamma mia, proprio GG. Sono secondo, dai, perfetto. Vai, solo per voi, ragazzi. Solo per voi l'ho visto. Comunque, la minimappa è rimasta, a differenza della beta della Play 4. Quindi gli sviluppatori hanno capito che la minimappa va lasciata, ecco. Come sugli altri COD. Mamma mia, raga. Madonna santa. Questo gioco veramente mi garba un casino, raga. C'è gente veramente che dicono che non va bene come gioco, niente. Invece io sono sincero, a me piace.
A me piace un casino, perché qua ero circondato, no? Però complessivamente il gioco, ragazzi, non è malaccio. Scusate se ogni tanto guardo lo schermo, ma abbiate pietà di me. Allora, i perk non li ho visti, c'è fantasma, ho visto solo, quindi presumibilmente invisibile all'UAV, ed è già buonissimo. Poi dovrei... ho visto che anche le armi possono avere degli accessori, tipo, per esempio, gioco di prestigio, chiamiamola così volgarmente, non è un perk, ma una diciamo un accessorio dell'arma, mettiamola così, ecco. Dove vengono? Ecco lì, ne ho visto uno, ecco lì, perfetto. Morto, maledetto. Cacchio, qua, 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 qua. Occhio che arriva adesso, da dove arriva? Buon vivo, vedendo, a noi non ci frega perché non ci vede. A noi non ci vede, quindi non ci frega niente. Stiamo attenti. Stiamo attenti, entriamo. Cioè, guardate, guardate che... proprio le puttanelle, come con stemmine Claymore. Ma dico io, madonna, ma non c'è la cassa, c'è la cassa di munizioni, mi segue. Non so perché l'ho buttata, non penso fosse lì. Però, vabbè. Comunque il gioco non mi dispiace, c'erano molte modalità da scegliere, tipo quartier generale. Io ho messo solo deathmatch e dominio. Praticamente, ragazzi, però solo deathmatch. Cazzo, l'ho visto, l'ho visto, raga. Madonna mia, con lanciarazzi. Mio cugino, ma no, non mi ha superato, sta facendo più schifo di me. Praticamente la... il coso mi segue, la cassa di munizioni, vabbè. Io provo ad ammazzarli a quelli. C'è il raid, che cos'è? Lo so, ragazzi, lo so, c'è l'elicottero, quello, e non si capisce una mazza. Poi siamo in svantaggio numero... no, no, cavolo, eravamo in svantaggio. Vabbè, ci hanno chiuso uno sfondo, praticamente. Cioè, siamo chiusi qui. Scherziamo. E dov'è? Mi non può... vabbè, ciao. Ok, andiamocene, che siamo in una zona molto pericolosa, really dangerous zone. Cioè, è quella... madonna, pensavo fosse quello, invece no, madonna mia, che... madonna mia, che... puttane. Donna santa. Ci hanno chiuso qua. Stanno attaccando mio cugino, ma... vabbè, ciao, mi hanno ammazzato, sicuro? Infatti. Guardate, veramente, le... più grandi morti di questa partita sto facendo. Sempre qui chiuso sto spawn e non c'è niente da fare. Ci hanno chiuso qui, ormai sanno che siamo qui. Non c'è niente da fare. Madonna mia, quanto sei scarso, bro. Quanto sei scarso. Cioè, ho fatto un drop shot pauroso. Ecco, adesso io ho paura e mi guardo di qua prima. Dai però, madonna mia, si camperano lì. Ma dai, ma che schifo che fate. Ma fate veramente schifo. È vero quello che dicono, che favorisce il camping questo, sto gioco, veramente. Madonna mia, che schifo che fate. Cioè, veramente, una vergogna unica sono i giocatori di COD qua. Questo è sopra qua, gli provo a lanciare una granatina. Ovviamente l'ho misso. Vediamo se a beccarne qualcuno senza morire. Però qua troppo nel centro. Ehi, guarda quello là, si voleva camperare lì con la Claymore. Ma quanto sei squallido, zio. E io deficiente che ci vada addosso. Ma poi morto, la Claymore non dovrebbe esserci. Non ci sto facendo una merda proprio. Ma che cazzo di munizioni mi ha... ma che cazzarola di munizioni mi aveva dato. Vai. Oh, l'ho stordito almeno uno. Mamma mia, oh. Eccoli uno. È morto. Maledetti. Ragazzi, io già faccio schifo. Fatemene fare una kill almeno. Qua sicuramente sto andando negativissimo. Però che ci possiamo... ah, vabbè. Ma dai, stanno camperando in questo maledetto ripostiglio qua. Sto coso qui. Stanno camperando in questo... vabbè, vai, muori, perché proprio, guarda, mi stai sui coglioni. Guardate, guardate. Madonna. Tutti camperati là dentro. Tutti camperati là dentro. Madonna mia, questi qua quando giocano da tanto che si camperano. Cioè, stanno lì. Non si schiodano. Stanno lì come dei mongoli. C'è veramente una cosa allucinante. No, vabbè. Ma dai, questo qua è già al 20. Madonna mia. Madonna, che bruciati. Madonna, che bruciati. Oh, il crossplay qua veramente mi svantaggia molto, perché c'è gente da play e no, da play solo, che è già al massimo. Quindi sono un po' svantaggiato io.
Madonna santa, muori. Oh madonna. Oh. Cioè, morire così veramente te le fa girare, ragazzi. Te le fa girare un bel po'. Ecco, il missile chi colpirà? No, non ha colpito me almeno. Ecco, ok, qua piano. Non c'è una granata lì? No, non c'è nessuno. Quando vado io non c'è mai nessuno. La sensibilità, ragazzi, l'ho messa a 5, quindi non troppo elevata. Vai, cassa di munizioni giusto per... Ok. C'è uno qui. Dov'è? Cacchio. Ok. Mi sto vedendo due di qua, uno qua dietro l'angolo e uno qua più avanti. Cioè, madonna mia, veramente, oh, ma veramente fai? Forse mi sono vendicato, ma è una magra consolazione. Poi sono livello 4, così finalmente posso utilizzare le classi personalizzate. Cioè, ragazzi, negativo di 5, ma vabbè, c'era da aspettarselo. Allora, adesso proveremo l'arma, un'arma personalizzata, che questa è l'M4, ovviamente ce l'abbiamo sì, base, perché giustamente mi è appena sbloccato. Speriamo che sia migliore degli altri, non ho capito perché c'è già l'elicottero. Oh, i perk sono base perché non c'è nient'altro. No, diciamo, gli altri non è che mi garbavano moltissimo, quindi ho lasciato questi qua, proprio dalla classe iniziale, ecco. Ok, già due kill, di cui una di mio cugino. Ok. Qua, secondo me, farei dei fail assurdi. Ok, c'è uno avanti. Ecco, qua, ecco, la minimappa già, vedete, è fissa. Quindi, diciamo, aiuta. Però, se non sbaglio, ho visto dei piedi qua. No, sì, ma erano degli alleati, ecco. Stiamo facendo 3-0. I nemici dove stanno? Ok. Dove state? Dopo voglio vedere anche i risultati di mio cugino e fare le differenze. Contando che lui ci sta giocando da un casino. Da dove ti sparano? Bella, ma dove? Vabbè, è bestiale l'M4, come appunto mi aspettavo. Però c'ha bisogno di qualche accessorino in più, eh. Qualche accessorino ci sta. Vai. Io ho paura che ci sia qualcuno già dietro. Anzi, dal fianco mi sento sparare. Però vabbè. Ok. Almeno il televisore nuovo mi aiuta un po', eh. Mi aiuta un po' con la visuale. Ecco, è chiuso. Ragazzi, non le conosco le mappe, quindi... Uno di là, giustamente, perché da soli non ce la fate, maledetti. Va bene. 1-1, va bene. Proseguiamo, let's go. Cerchiamo di fare una partita più decente, dai. Devo andare almeno in positivo qua, dai. Poi non so, ragazzi, fatemi sapere se voi lo sapete, ovviamente, no? Se tua madre è una grandissima baldracca. E dicevo, se i progressi rimangono salvati, quindi chi è arrivato già al 20, se al gioco completo poi rimarrà, diciamo, i dati vengono trasferiti, ecco. Fatemelo sapere se sapete qualcosa voi, che magari sapete qualcosa più di me rispetto a me, perché sicuramente io su questo sono molto meno informato. Dov'è? Mi sa che è davanti. Cioè, me lo sei... Madonna, ed è italiano, a livello 17. Ma dai, ma quanto facevi schifo. Ok. Oh, io... Cioè, manco il tempo di entrare. Anco il tempo. Mio cugino sta facendo una veramente cagare. Sto andando meglio io, che ci ho giocato due partite con vabbè, due oggi e una ieri, quindi tre partite in totale. Lui che c'ha già livello 20. Quello, madonna, vabbè, devasto. L'M4 è devastante, raga. Devastante. Non ho nulla da dirgli. Veramente devastante. Poi ovviamente proverò anche le altre armi, se c'è una mitragliette. Questi già mi aspettano, perché già sanno che sarò lì. Cioè, sanno già tutto, sanno anche come chi sono gli sviluppatori. Comunque, dicevo, vi farò vedere una classe, cercherò di fare una partita e di usarla, ovviamente. Occhio che ce n'è uno, se non sbaglio, a sinistra. Eccolo qua. Ho ammazzato anche lui, perfetto. Vediamo di granata là in fondo. Non c'è nessuno, però stiamo attenti lo stesso. Ok, ranked up al livello 2, perfetto. Ecco, una volta mi freghi. Una volta mi freghi, non mi freghi più. Eccoli uno. È troppo. No. Via granata. Giusto per. Radar personale, maledetto. Mamma mia, che laggata ha fatto? Cioè, sto andando veramente, non sto andando male, eh. Mi aspettavo di far peggio. Con un'arma non personalizzata, ecco. Vabbè, sembra.
No, dai, se lo killava, se lo killavo sarei stato un mostro. Però, ragazzi, dai, gli avrò sparato 30 colpi, sicuro tutto il caricatore gli avrò sparato. Vabbè. Vabbè, non parlo che è meglio, va. Non parlo. No comment. C'è, guarda, ma guardate quanto fate schifo. Fate schifo. Fate veramente schifo. Giocare così. Che senso ha? Camperare lì in un angolino. Che senso ha? Vabbè, ma dai, ogni secondo mi sgranatano. E vabbè, ciao, fai tu, QG. L'ha ammazzato, sì, bravo. E vabbè, si è fatto ammazzare, mi sa. Sto Eclipse, veramente, vi giuro, mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto il cazzo. Dammi ste munizioni così gliele lancio. No, sono lì. Cioè, comunque c'è gente veramente malata già. C'è gente veramente malata. Dai, dammi le munizioni, io sto di qua. Vado di qua perché... Però, Zed, la cassa munizioni non mi dà... Cioè, rifornimenti, pensavo mi desse anche rifornimenti del tipo delle granate. Cioè, devo... Uno deve andare a indovinare. Vabbè, raga, sto facendo un po' cagare. Mio cugino mi ha ripreso, beh. Ragazzi, io ci provo, La cassa di munizioni non mi ha raggiunto, è lì. Vabbè, dettagli. Sto facendo cagare, l'ammetto. Facendo cagare. No, ce n'è un altro, cazzo. No, non è venuto. Aspetta, che forse entra da qui. Dove è andato? È andato dietro. O è di lato? Non è da nessuna parte, non si sa. Si è vaporizzato. Io vado di qua perché giusto non sono scemo. Dico io, chi è quel pirla? Chi è quel deficiente che mi va a piazzare le claymore lì nel culo? Oh, mamma mia, basta. L'importante è aver ammazzato uno, averne ammazzato uno in ritorno almeno, mamma mia. Cioè, ragazzi, è troppa differenza adesso. Questa cosa dell'accesso anticipato svantaggia i giocatori delle altre console e del PC, secondo me. Perché dà in modo a quelli della Play di sapere in anticipo le mappe, non va bene. Però, non va bene. Io mi campero un attimo qui, raga. Sto qui, non mi muovo fin quando non recupero. Ok. Occhio che qua ci può essere qualcuno. Non ditemi che quello là ancora nell'angolo camperato. Vabbè. Il radar super aiuta un pochino, devo dire la verità, aiuta. Ok. Dai, la prima partita ho chiamato UAB, il missile. Qua non riesco a chiamare una mazza. No, l'UAB mi sa che l'ho chiamato lì. L'ho chiamato prima, mi sa, l'UAB. Sapete, non mi ricordo. Cassa di munizioni, prendiamola subito. Vai di cassa. Bella veloce. Cavolo, occhio. Via. Granatina. Troppo esposto. Vai tu. A mio cugino, Vai, ciao. Se me ne segnala il 2, uno più vicino di qua. Ok. Quindi facciamo un attimo il giro. Vediamo se riusciamo a beccarlo. No, grazie, ce l'ho, bravo a me. Comunque facciamo la scorta. Vai avanti te. Sì, mi fai copertura. È morto. È esploso dalla claymore. Oh, UAV, finalmente. Ci aiutate un po'. Ma ce n'è uno. C'è tutti gli altri con fantasma. Ne vedo più segnale adesso, meno male. Vabbè. UAV. Ehi bro. Oh vabbè. A livello 3, ragazzi, perfetto. Allora chiamerei subito l'UAV per i nostri alleati. Chiamo l'UAV. E chiamerei l'Hellstorm al volo. Mi viene sempre Hellstorm, ragazzi. Non c'è niente da fare. Vabbè, Cruise. Al volo. Vediamo se riusciamo a beccarne uno. Vorrei andare qui e questo qui. Ok, ucciso. Perfetto. Sono contento. Sono felice. Felice come una Pasqua adesso. Vediamo se riesco a fare una kill almeno prima della fine della partita. Ma penso di no. Penso proprio di no. Spero di non essere la kill della morte. Finale, ecco.
Vabbè, beh, abbiamo perso, è arrivato terzo, però non male. Allora, sono andati in negativo di uno, ma vabbè, ci dobbiamo accontentare, dai. Allora, signori, intanto andiamo a personalizzare un attimino, dato che c'ho l'M4A1, l'ho portato a livello 3, quindi personalizzerei un attimo. Allora, volate, il tromboncino ce l'abbiamo. Poi l'ottica, metterei proprio il mio reflex, che secondo me ci sta bene. Qua ancora non posso mettere nulla. E la specialità, vedete, prestigiatore, che ricarichi più metà, quindi gioco di prestigio. Prestidigitazione, vabbè. Comunque, per il momento lasciamo così, ragazzi, e vediamo se qualche perk lo possiamo modificare. No, a me servirebbe qua, per esempio, no, tipo di corsa non sarebbe male. Per la secondaria metterei più che altro fantasma, che secondo me ci sta bene. Inflessibile tanto e non quanto, ragazzi. E qua, sinceramente, sono un po' indeciso ancora. Vediamo un attimino se posso mettere qualche... la serie di uccisioni. Ecco, vorrei prendere il Wobby personale. Era da personale che già contro uccisioni lo chiamo. Mentre con 10... Ah, 10! 10 chiamo l'elicottero. Ok, quindi ce l'ho da 4, da 5 e da 10. Va bene. Il massimo è il Juggernaut da 15. Sti cazzi. Va bene, ragazzi. Allora, direi che per questo primo video di COD Modern Warfare 2 Modern Warfare è tutto. Spero vi sia piaciuto. Vi lascerò un bel like, condividere questo primo video per supportare questa serie, che poi arriverà ovviamente il Rotto Commander. Fatemi sapere sotto nei commenti se la volete in facecam o meno. Tutti i link li trovate sempre in descrizione, anche il link per acquistare il gioco. Detto questo, appunto, al prossimo video. Ci vediamo, guys. Ciao!